Secondo lei il circo Mazzio servirà per serrare le fila? Sono già serrate le fila, non si preoccupi. Non spingete per gentilezza. Vabbè, Caseggi, posso chiederle cosa è cambiato dal primo V-Day a oggi? Non mi state davanti? Sì, però... Non mi state davanti? Però non spingere neppure, poi capiamo. Okay. Proprio qui di fronte c'è lo stand di Parma, si fermerà lì a parlare col sindaco? Può essere. Ragazzi, dobbiamo passare per gentilezza. Adesso non riesco a parlare con nessuno perché siete solo voi. Andiamo ragazzi. Sono attivista, convinta, se questo ti serve, ok? Grazie. È la prima volta che incontra Casaleggio? Ah? È la prima volta che incontra Casaleggio? Purtroppo sì. Sarà un'altra volta. Ok. Date permesso. Avanti, Casaleggio, posso chiedere cosa è cambiato nel movimento dal primo V-Day a oggi? Come siamo molto più forti. Chi dice che si è perso lo spirito originario dei meetup sbaglia, quindi. Questo lo dite voi. No, beh, lo dice anche qualcuno dei vostri. Non mi toccare, per favore. Secondo lei devono votare i consiglieri del movimento? Non si possono fare. Piano, piano. Se si ferma un momento, adesso siamo in pochi per fortuna in questo momento. Ma serve una leadership diversa al movimento, la democrazia diretta sta dimostrando dei problemi. No. Ma che domande sono? Non lo so, mi rispondo. Ma serve che voi togliate i coglioni? Casaleggio non è terzo, la democrazia ha bisogno di controlli terzi. Fine, chiuso. Molti si concentrano sulla certificazione delle votazioni online, cioè sul fatto che non c'è la possibilità di verificarle in quanto ancora non ci siete arrivati e chiedono quando si potrà arrivare a una certificazione diciamo esterna, indipendente rispetto alle vostre votazioni online. Che tempi prevede lei? Ma noi speriamo, perché è una cosa abbastanza complessa, perché deve essere certificabile da enti esterni, quindi non si può, deve essere qualcosa di normato, e, che non è neanche copiabile, cioè io non posso andare a Washington, ammesso che mi diano accesso alla loro modalità di votazione online, dire datemi le linee guida e, cioè, perché non c'è.